dentro ai suoi meccanismi. Noi invece siamo tirati fuori e pretendiamo di poter dominare secondo i nostri scopi, ma non c'è niente da fare. Noi, grazie a Dio, non abbiamo questa capacità. E quando pretendiamo di modificarla, e alla fine poi le cose si ritornano contro di noi. L'agricoltura industriale è una delle cose che sta ritorcendo contro di noi. Lì per lì davvero riusciamo ad avere delle rese elevatissime, però poi questi terreni vanno incontro a dei processi di sterilizzazione, vanno poi incontro a dei processi di desertificazione, di erosione. Stiamo perdendo noi migliaia e migliaia di chilometri quadrati all'anno di terreni perché li abbiamo consumati in maniera eccessiva. Quindi potremmo continuare ancora con questo tentativo che stiamo facendo di modificare geneticamente le sementi. Noi giochiamo con qualcosa che è più grande di noi perché ci sentiamo davvero attraverso tecnologie per determinare tutto, invece abbiamo la dimostrazione che invece poi alla fine commettiamo un sacco di danni. Per cui ecco, credo che dobbiamo recuperare questo spirito, il senso del limite, non solo recuperarlo per quanto riguarda sì, quanto produrre, quanto consumare, ma anche in quanto intervenire, cioè ricominciare ad acquistare la nostra capacità di umiltà, per cui rendersi conto che tante cose non le capiamo, possiamo soltanto inserirci dentro la corrente. C'è davvero bisogno di una nuova corrente filosofica, io credo. Riusciremo o non riusciremo, non lo so, però ci sono una serie di segnali che secondo me stanno cominciando ad interrogare un pochino tutti. Per cui ecco, immagino che questi segnali poi possono essere sufficienti per indurci a capire che dobbiamo invertire la rotta prima di essere costretti ad inavvisarci nel mare con la pietra al collo, insomma. E la seconda domanda, perché ecco, i politici di fatto parlamentari, quando si arriva a dover decidere su ciò che entra nelle loro tasche, si trovano tutti allineati e coperti, tutti compatti, indipendentemente dagli schieramenti? Bisogna rispondere perché insomma, l'egoismo ritorna fuori, agiora in tutti e quindi si trovano tutti nella stessa parte. Ma la cosa che mi chiedo è perché è successo, perché la politica si è trasformata ormai in una situazione di privilegio. E io dico che la responsabilità è sì dei politici che hanno perso la morale, ma anche colpa di un popolo che ormai non controlla più, non c'è più, ed ha assunto ormai un modo di pensare che è quello della furbizia. Io ricordo che un tempo, di fronte all'ingiustizia, si scattava in piedi e si cercava di bloccarla. Oggi, di fronte all'ingiustizia, si comincia ad ammiccare a chi l'ha commessa e si comincia a dire lui è il furbo e il mio obiettivo è quello di cercare di entrare nella sua posizione per poter fare come lui. E quando si arriva a questo punto, c'è proprio la disgregazione totale della società. Non c'è più morale. E credo che questo sia uno degli elementi più preoccupanti della situazione che stiamo vivendo, no? La situazione così di concorrenza, di arrivare alla divisa, cercare di guadagnare, il cercare di sopraffarsi a vicenda, è talmente penetrato nei nostri cuori e nella nostra testa che noi siamo impastati con un nuovo materiale e quindi non abbiamo più la molla che invece avevamo nel Novecento che ci spingeva a voler costruire un'altra società. Credo che il mondo politico sia un pochino lo specchio della società. Questo è il mio dire, facciamo bene ad arrabbiarci con i politici, ma la politica non cambia fino a quando non cambia il substrato sociale. E quindi ecco l'un aspetto dell'altro. Per cui ecco, da dove si comincia? Beh, io dico che sono uno che appartiene al popolo e quindi continuo a fare opere di convinzione nei confronti del popolo. Se poi sarà una strada per portare a qualche risultato, non lo so. Questo sarà soltanto la storia a dirlo. Però io non mi disarmo di fronte al fatto che ancora vedo che c'è molta strada da fare o che molti dei tentativi che stiamo facendo tutti insieme stanno andando a vuoto, perché nessuno, grazie a Dio, ha la sfera di cristallo e quindi non si sa, c'è sempre quell'elemento di imprevedibilità che sfugge dal controllo di ciascuno di noi, che può riuscire, no, se tutto sommato abbiamo lavorato bene in questi tempi, in qualche modo a dare la motivazione che noi non eravamo stati capaci di dare. E quindi che la situazione possa davvero cambiare senza arrivare alla guerra